Sono 14 le parti civili che hanno presentato le richieste di costituzione nel procedimento giudiziario avviato davanti al gruppo del Tribunale di Barcellona Fabio Gugliotta per il naufragio con l'aliscafo di linea CrisM. Si tratta dei 14 passeggeri che l'8 settembre del 2017 si trovavano a bordo del mezzo veloce della Liberty Lines che andò a schiantarsi contro gli scogli che affiorano dalle pendici di Monte Rosa di Lipari, pochi istanti dopo aver lasciato il porto di Marina Lunga. La procura, con in testa il pubblico ministero Sara Cagliazzo, contesta al capitano dell'aliscafo di non aver applicato le procedure di sicurezza per la navigazione in modo da non poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare abbordaggi e per arrestare il natante entro una distanza adeguata alle circostanze e alle condizioni del momento, procurando di fatto il naufragio dell'aliscafo che è andato a schiantarsi contro il promontorio di Lipari. Come ricostruito alla procura di Barcellona, quella sera dopo le 20 il comandante dell'aliscafo non avrebbe dato alcuna disposizione affinché almeno uno dei marinai fosse in plancia per provvedere a vedette e assistenza alla navigazione, alle comunicazioni via radio, alle regolazioni di luce e al controllo dei danni di rotta su GPS e radar. Inoltre non sarebbe stata programmata nemmeno la rotta né con manuale cartografia né con programmazione digitale. Lesioni colpose in un caso gravissimo per uno dei passeggeri che riportò trauma cranico e insufficienza respiratoria acuta. Lesioni per gli altri 15 passeggeri. Queste le accuse contestate dalla procura. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 13 febbraio.